Edizione 2011 della Fiera Subacquea di Bologna, siamo venuti nello stand della Tecnisub, azienda leader da molti anni nel settore dell'attività subacquea con tutti i suoi materiali che produce anno dopo anno, e quest'anno abbiamo raggiunto Gian Vittorio Reinberg per sapere quali sono le novità di questa nuova edizione. Le novità più importanti che presentiamo quest'anno sono delle pinne regolabili, in questo caso si chiamano Express. Sono le figlie delle Express a scarpetta uscite nel 2010, ricalcano lo stesso concetto della sorella a scarpetta, quindi un longherone molto potente che dà rigidità alla pala e una struttura che noi chiamiamo ad armadillo che rende la passata positiva, la fa caricare e nella passata negativa della pinna restituisce parte della spinta che il subacqueo ha dato alla pinna. È una pinna molto leggera, sono nuovi materiali, la particolarità principale è che il longherone della pala è infulcrato più indietro rispetto alla tradizionale. Questo perché? Perché riusciamo ad avere una superficie di spinta data dal piede più ampia rispetto alla calzata tradizionale della pinna regolabile. Fibbia a sgancio rapido, cinturino con anelloni di rapida regolazione, ovviamente i fori sono molto più grandi per aiutare nel caso di indossamento di guanti, sono tre taglie, dalla small, medium e la large, sono quattro colori, il rosa, l'arancione, il blu e il rosso. Parliamo poi in generale della fiera, delle aspettative, di cosa si aspetta da questa fiera, se anno dopo anno si migliora o seppure bisogna cambiare un po' il contesto. Anno dopo anno sicuramente si migliora. C'è da dire che la nostra attività purtroppo è un'attività nascosta, nel senso che facciamo tutto sott'acqua e pochi riescono a capire quello che proviamo quando siamo in acqua, la sensazione di muoversi nel nulla, galleggiare nell'acqua, e per questo forse oggi soffriamo un poco nel far sì che la nostra attività sia snobbata, fra virgolette, dai giovani o comunque dalle persone che svolgono altre attività sportive. Quindi c'è bisogno di una campagna di sensibilizzazione per coinvolgere più utenti? Sicuramente c'è bisogno di una campagna di sensibilizzazione, tant'è vero che il gruppo Acolang, di cui facciamo parte, quest'anno ha istituito una campagna promozionale, pubblicitaria, impostata sul proporre a chi fa un'attività, uno sport, di provare a fare anche la subacquea e di venire a vedere quello che c'è sotto il mare. Una campagna di divulgazione che fa parte anche delle priorità di subacquea.com, il magazine punto di riferimento per tutta l'Italia per quanto riguarda le attività subacquee. Noi stiamo passando dal cartaceo al digitale, secondo lei una scelta giusta o una scelta irreversibile ormai? Una scelta giusta, è il futuro, tant'è vero che i nostri giovani ormai sono più abituati a informarsi sul web o comunque sulle nuove piattaforme piuttosto che le classiche a cui noi siamo stati abituati fino ad oggi. La classica lettura a cristalli liquidi. Allora io ringrazio Gian Vittorio Reinberg, noi ci rivediamo tra poco su subacquea.com.